Whoopi Goldberg ha attaccato la famiglia reale e la Gran Bretagna per i legami storici con la schiavitù e l'impero. Il conduttore di chat show statunitense Whoopi Goldberg ha colpito la famiglia reale sui legami storici della Gran Bretagna con l'impero e la tratta degli schiavi. La Goldberg ha detto agli altri conduttori di The View che la Gran Bretagna ha gestito l'India per anni. Arriva quando il duca e la duchessa di Cambridge, il principe William e Kate hanno affrontato i manifestanti che chiedevano riparazioni per la schiavitù in Giamaica. La signora Goldberg ha detto al View. La Gran Bretagna ha corso sull'India per anni. Non dimentichiamo quando parliamo di ciò che deve accadere, tutte le persone che devono scusarsi. Ha aggiunto, ascolta, questa non è una novità. Sospetto che Charles quando era alle Barbados avesse avuto un'idea perché è andato avanti e si è scusato, sì, stava rilasciando la presa che ha la Gran Bretagna. Quindi forse qualcuno sta ascoltando, ed è il nuovo gruppo di persone che non so se è Charles ma uno di loro, arriva quando il duca di Cambridge ha denunciato la schiavitù come ripugnante, dicendo che non sarebbe mai dovuta accadere. Mentre affrontava la questione dopo giorni di proteste che chiedevano riparazioni da parte della famiglia reale. Il principe William ha espresso il suo profondo dolore per il trasporto forzato di milioni di persone dall'Africa ai Caraibi e al Nord America, un commercio che i monarchi britannici hanno sostenuto o da cui hanno tratto profitto durante il XVII e il XVIII secolo. Parlando durante la sua visita in Giamaica con Kate. Ha fatto eco alle parole di suo padre, il principe di Galles, e ha descritto la tratta degli schiavi come una terribile atrocità che macchia la nostra storia e ha continuato a riconoscere il dolore della Giamaica. Il tour dei Cambrigis in Belize, in Giamaica e l'imminente tappa finale alle Bahamas ha suscitato dimostrazioni e dichiarazioni che chiedono scuse alla famiglia reale.